Ci siamo presi un attimino di riposo, siamo tornati in diretta, la signora è ancora con noi, signora? Sì, sono, ecco. Sì, sono qui al telefono. Mi scusi, allora mi diceva... Non vorrei gli ingredienti, ma il procedimento dell'arrosto. Sì, signora, sì. Lo diremo di nuovo perché ancora l'abbiamo messo soltanto in forno con qualche sapore sopra, però alla fine ci torneremo su e quindi lo chef ci spiegherà bene tutto il procedimento, senz'altro. Benissimo, grazie infinite, ottime cose. Grazie a lei, altrettanto. E complimenti a tutti. Grazie signora, buona serata. Arrivederla. Buonasera. Intanto abbiamo montato quindi i bianchi. Sì. Abbiamo montato i bianchi, li mettiamo qua, puliamo le pale. Abbiamo i bianchi per la sfuma di fragole. Stavamo parlando con la signora Ermelinda, diceva che sì. A proposito di dolci, ne ha fatti in questo periodo, di quelli che abbiamo suggerito noi, signora. Cosa ha preparato? Sì, ho preparato la pastiera, come avete fatto voi l'altra sera, con le 600 grammi di cioccolato fondente. Ah. È venuta buonissima, è un gelato. Ah, secondo giorno era come se mangiava un gelato. Era ancora meglio il secondo giorno, sì. È vero? Sì, sì. Bene, bene, siamo contenti quando riusciamo a dare dei buoni suggerimenti ai nostri amici, ai nostri telespettatori. Noi andremo a pulire le fragole. Andiamo a pulire le fragole per questa spuma, appunto. Quindi puliamo per bene. Tutte le fragole andranno frullate poi, sì. Giusto? Sono già lavate, signori, sì, sì. Quindi sì. Lo precisiamo. Sono ancora bagnate. Sono ancora bagnate, infatti. Noi abbiamo fatto un pochettino di lavoro prima. Certo, abbiamo anticipato qualcosa. Per utilizzare qualcosa. Intanto, mentre lei pulisce le fragole, io ricordo il procedimento dell'arrosto, me lo permette, così la nostra amica è soddisfatta. C'è forse qualche telefonata prima, non vorrei essere interrotta, quindi rispondiamo prima al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, signora, buonasera. Sì, signora, sì. Si può allontanare un pochino dal televisore, signora? Ok, insomma, è ancora lì la signora? Comunque, abbassiamo un attimino il volume e glielo spieghiamo, chef. Va bene, io credo che l'hai visto come... Sì, molto semplice. Abbiamo imburrato nel padellino, abbiamo imburrato il padellino e poi ha messo del formaggio parmigiano a forma circolare. Sì. L'ha controllato proprio a vista d'occhio. E pochi minuti sono bastati, come una crepe, 4-5 minuti, come una crepe, pure di meno. E alla fine il risultato è questo, ve lo faccio vedere alla nostra telespettatrice, eccole qui, queste crepe. Molto semplici, signora. Pronto? Poi naturalmente gli si possono dare le forme che vogliono, giustamente certo. Come c'è il nostro amico, il signor Giovanni. Anche i cestini, sì, pronto. Ciao, sono Carla, da Reggio Calabria. Benvenuta Carla, buonasera. Già chiamato lei, vero? Sì, sì. Mi ricordo di una nostra amica che si chiama Carla. Mi dica, Carla. Vorrei sapere la tua. Sì. Sì, dimmi. Invece della spuma. Sì. Si posso fare la panna. Di che? Per le fragole, dice? Per le fragole? Sì. Al posto degli albumi, vuole dire, se si può montare la panna? Sì. Al posto degli albumi. Ma se tu ci segui, adesso vediamo che monteremo anche la panna. Quindi... Volevo sapere gli ingredienti della panna. Allora, gli ingredienti esatti te li potrà dire Rossella. Sei pronta con carta e penna, Carla? Sì. Allora, abbiamo 400 grammi di fragole, sì. 200 grammi di panna. Volevo sapere gli ingredienti della panna. Ma gli ingredienti della panna, quella comprata da montare, giusto, chef? Sì, sì. Lei vuole... Per farla fresca? Ah, per farla fresca. E guardi, Carla, ti do del tu perché ho capito che sei giovanissima. Facciamo una cosa, per darti le dosi esatte della panna, perché vorremmo darle giuste, se non ce la facciamo stasera te lo diciamo lunedì, perché comunque ci teniamo a dare delle dosi precise. Va bene? Ah, va bene. Ok, grazie Carla. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Quindi dopo la panna, dicevo, due albumi, un bicchierino di liquore all'arancia e qualche cucchiaio di zucchero. Sì.
Allora, intanto lo chef vedo che ha tagliato le fragole. Ho messo già le fragole. Mettiamo il liquorino. Il liquore all'arancia. Lo zucchero. Lo zucchero era qua poco fa. Lo zucchero abbiamo perso. Abbiamo perso. È scappato, non è questo? Questo sarà sale? Sarà sale. Troviamo subito lo zucchero. Aspetta. Lo recuperiamo, sì, chef, sì. Non è un problema. Intanto lei ci spieghi pure quello che c'è, sì, da fare. Va bene questo. Allora, ci siamo. Con le favole. Sì. Lo zucchero, gli diamo un'altra scolata col frullatore. No, basta, sì, basta così. E abbiamo fatto anche il frullato di fragole. Intanto io ricordo. Intanto continuiamo. Sì. Stiamo facendo il riso. Stiamo controllando un po', sì, tutto. Il riso abbiamo qui per il. Per l'arrosto? No, per il. Sì. Per l'arrosto, vero chef? Sì, sì. Per l'arrosto di maiale all'arancia serve del riso bismati, che è un riso indiano. Sì. Sì. Intanto in forno, ecco, abbiamo qua, ancora. Facciamo vedere anche il riso. L'arrosto, sì. Sì. Questo va bene. Il riso. Ok. Intanto, sì, io devo ricordare, stavo dicendo, il procedimento dell'arrosto di maiale. Arrosto di maiale all'arancia. Allora, per prima cosa bisogna preparare la salsa, che servirà anche ad inumidire l'arrosto. Per questa salsa bisogna tritare finemente la cipolla e l'aglio e metterla a dorare nell'olio e nello strutto. Dopo pochi minuti bisogna aggiungere il peperone rosso che è stato precedentemente tritato finemente, la buccia grattugiata di un'arancia e il succo di arance molto mature. E infine aggiungere il sale e lo zucchero. E questo è quel liquido che abbiamo messo, va bene, sotto l'arrosto, che le nostre telespettatrici hanno notato e che ogni tanto abbiamo usato per intingere la carne. Poi bisogna strofinare il dorso di maiale con un misto di sale, timo in polvere, rosmarino fresco tritato, menta tritata e un po' di pepe. Poi abbiamo messo la carne sulla griglia del forno precedentemente imburrata e il forno era già caldo, l'abbiamo acceso già qualche minuto prima. Poi bisogna versare la salsa dei peperoni nel recipiente sotto la griglia, così come abbiamo fatto noi, come vi abbiamo fatto vedere. Durante la cottura bisogna spennellare continuamente l'arrosto con la salsa, intanto vedete che i tortini sono cresciuti, e bisogna cuocere la carne, che vi dicevo, l'arrosto per un paio d'ore circa. Sì. Quando l'arrosto sarà ben cotto, sì, bisogna tagliarlo naturalmente a fette,
di un certo spessore e presentarlo, metterlo nel piatto di portata. E bisogna